E buongiorno! Allora, in questo video vi parlerò del glossario, del camperista e del caravanista. Iniziamo con la A, giustamente. Mi sono fatta gli appunti perché lo sapete che la memoria sta andando. Quindi iniziamo con l'abitacolo, oppure anche detta cellula. Sarebbe la parte abitativa del mezzo, quindi nel caso del camper è la parte dietro dove si mangia, si dorme, e la roulotte è la roulotte. Quindi A come acque chiare, acque grigie e acque scure. Le acque chiare non sono altro che l'acqua potabile, quindi nel caso abbiate una cisternetta dove preleva l'acqua da lavarsi, piuttosto che, vabbè, da bere, non direi tanto, comunque per lavarsi, quindi l'acqua pulita. L'acqua grigia è lo scarico del, come si dice, del bagno, ma nel senso non del gabinetto, ma del lavandino, quindi del lavandino della cucina e del lavandino del bagno. Le acque nere non sono altro che lo scarico del nostro WC. E arriviamo agli areatori, non sono altro che gli oblò sul tetto e le varie finestre del camper o della roulotte. Autocaravan. L'autocaravan non sono altro che tutti quei mezzi ricreativi che comprendono il camper, i van, il motorhome e i semi integrali. Iniziamo con la B. Con la B di bocchettone. Bocchettone non è altro che l'apertura da dove noi carichiamo l'acqua da mettere nel serbatoio. Passiamo alla C. Cabina di guida. Cabina di guida logicamente nelle caravan, nelle roulotte non c'è. Quindi questo è solamente quello che riguarda i camper o i van, quindi è la parte anteriore del mezzo. Allora, e arriviamo al calpestabile. Il calpestabile non è altro che il tetto del nostro camper, che è una zona rinforzata proprio per supportare il peso delle persone e a volte anche nelle roulotte calpestabile, ma non in tutte. Allora, arriviamo a camper. Camper non è altro, vabbè, lo sappiamo tutti cos'è un camper, ma non è altro che praticamente un allestimento vivibile, diciamo, allestito su un furgone praticamente, ed è composto da, lo sappiamo, ma per chi non lo sapesse, da tutta quella zona vivibile, quindi dove ci sono i letti, la cucina, le finestre, tetti rialzati o rialzabili. Arriviamo a caravan. È un rimorchio, comunque si può, io ad esempio lo chiamo roulotte, ed è un mezzo ricreazionale. Praticamente è la stessa cosa di un camper, solo che è staccato dal pezzo motore. Ricordatevi che sulla caravan o roulotte, assolutamente quando si viaggia non si può stare dietro, quindi una persona, ma nemmeno gli animali. Qualsiasi animale voi abbiate deve stare in macchina con voi. Nel mezzo, dietro, nel rimorchio non ci può viaggiare nessuno. Poi abbiamo la cassapanca. La cassapanca non è altro che la seduta dove noi troviamo il tavolo, dove mangiamo, dove ci sediamo. Di solito sotto, nel 99% delle volte, c'è un gavone, cioè un... ne parleremo poi comunque più avanti, nella G appunto, e dove possiamo stivare della roba. La dinette, no, quella ve ne parlo più avanti. La cellula non è altro che la parte abitativa del mezzo. Cuccetta non è altro che un letto singolo a castello. I cunei stabilizzatori non sono altro che dei cunei, appunto, fatti di legno o di plastica. Adesso di legno non se ne trovano quasi più, sono quasi tutti in plastica, che ci permettono di mantenere il nostro mezzo, in questo caso un camper, ma a volte anche la roulotte,
In bolla, perché ci serve il mezzo che sia abbastanza in bolla, sia davanti che dietro, per il buon funzionamento del frigo. Arriviamo alla D. Dinette. La dinette è quel che, se uno ha visto un camper dentro, ha già visto che c'è un tavolo con due panche, e quella è la dinette. Di giorno ci si mangia, ma si può trasformare in un letto o singolo o matrimoniale o una piazza e mezza, semplicemente abbassando il tavolo e tirando giù i, mi verrei a mente, i cuscini. Di solito abbiamo 4 sedute per un letto matrimoniale e 2 sedute per un letto singolo, però possiamo trovare anche le dinette a U o a ferro di cavallo, e quelle ci permettono di avere molti più ospiti, quindi molte più persone sedute al tavolo. E abbiamo anche le dinette a L, e anche quelle si possono usare abbassando sempre il tavolo e diventa un letto singolo. F. Iniziamo con il Faston, che non è altro che un collegamento elettrico, questo comunque dobbiamo comunque conoscerli, il collegamento elettrico maschio e femmina di facile utilizzo. Allora, e abbiamo full timer. I full timer non sono altro che quelle persone che hanno deciso, per vari motivi, perché vogliono viaggiare, vogliono vivere così, o anche per altre purtroppo scelte della vita, che vivono in camper o in roulotte, sempre, non solamente per le ferie. E arriviamo per questo video all'ultima lettera, quindi la G. Iniziamo con garage, e sentite il mio cagnolino che fa la guardia fuori, parla con altri cani che vaiano. Allora, garage è praticamente un gavone posto di solito sotto o un letto matrimoniale o i letti singoli, dove possiamo stivare moto piuttosto che attrezzature e altre cose. Gavone. I gavoni sono di solito posti sotto le sedute e ci permettono di stivare attrezzature e, piuttosto che le seggiole e altre cose. A volte si possono raggiungere anche dall'esterno grazie a una porta. Griglie del frigo. Le griglie del frigo le vedete di solito vicino alla porta, perché il frigo di solito è messo o da una parte o dall'altra appena si entra. E aia, mi è caduto il libro, il quaderno dove prendo gli appunti, su un piede logicamente, dove sono i dettini. Quindi torniamo a noi. Le griglie del frigo le vedete di solito, sono in orizzontale e permettono nel periodo caldo di far uscire l'aria calda prodotta dal frigo, a volte aiutate da ventole elettriche. Grembiule o fascione. È praticamente la parte bassa del camper esterna. E con la G abbiamo finito la prima parte del video sul glossario del camperista o del caravanista, ma perché no anche quelli che hanno van, motorhome, più o meno sono quelle le parole. E quindi vi aspetto al prossimo video, mettete like, azionate la campanella e iscrivetevi al mio canale, che abbiamo già raggiunto 200 e passa iscritti, e io ne sono felicissima. Grazie, buona giornata.